Buona giornata a tutti, sono Francesco De Leo, responsabile della comunicazione dello IAI, direttore di affari internazionali, la rivista dell'Istituto. Saluto tutti coloro che sono in collegamento, vi ringrazio per l'attenzione appunto verso lo IAI. Cominciamo questo nuovo forum della rivista Affari Internazionali che è dedicato ai rapporti tra Italia e Germania e i loro contributi al progetto europeo. Ricordo che siamo alla vigilia dell'insediamento tedesco alla presidenza di turno del Consiglio dell'Unione. Le relazioni italo-tedesche sono molto intense in ogni settore della cooperazione bilaterale, da quello politico, quello economico, commerciale, quello scientifico, senza ovviamente dimenticare il grande volume di scambi culturali. Questa mattina ho dato uno sguardo all'ottimo sito della nostra ambasciata d'Italia in Germania, dove ci sono dei dati sulla collaborazione economico-commerciale tra Italia e Germania che vi fanno comprendere quanto sia forte e importante questo rapporto. Allora, prima economia dell'Unione Europea, responsabile per circa il 29% del PIL totale di tutta l'area euro, la Germania condivide con l'Italia una struttura economica che fa perno sull'industria manufatturiera orientata all'export, sul sistema di piccole e medie imprese che sono fortemente internazionalizzate. La Germania è il nostro primo partner commerciale, oltre a essere il primo paese di provenienza dei turisti stranieri che giungono in Italia. Dal punto di vista commerciale, invece, l'importanza reciproca, dice il sito dell'ambasciata, delle relazioni bilaterali, è testimoniata dall'elevato volume dell'interscambio italo-tedesco, che nel 2018 ha raggiunto un nuovo record, toccando i 130,2 miliardi di euro. Pensate che il commercio con la sola Lombardia vale 44 miliardi ed è maggiore degli scambi tra Germania e Giappone. Dunque, noi di questo e di tanto altro parleremo con i nostri ospiti, con Viktor Helbling, che è ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, con Luigi Mattiolo, che è ambasciatore d'Italia in Germania, con Danilo Taino, che è editorialista del Corriere della Sera, è stato per la testata, per il quotidiano milanese, per diversi anni corrispondente da Berlino, e Michele Valenzise, che è stato segretario generale del Ministero degli Esteri, oggi tra le tante cariche presiede l'associazione Villa Vigoni. Allora, ancora benvenuti a tutti. Per cominciare la parola al nostro presidente, l'ambasciatore Nelly Feroci. Grazie Francesco, benvenuti a tutti i partecipanti. Un grazie particolare ai due ambasciatori, gli amici Viktor Helbling e Luigi Mattiolo, che hanno accettato di partecipare a questo forum. A Michele Valenzise, che vorrei ricordare, è stato anche ambasciatore in Germania, e a Danilo Taino, che interverranno subito dopo i due ambasciatori. Il tema di oggi immagino che sarà, io non voglio dare prescrizioni su cosa devono dire i partecipanti, ma inevitabilmente un aggiornamento di quel quadro che ci ricordava Francesco De Leo alla luce del Covid-19 e delle conseguenze del Covid-19. Questo vale un po' al limite per quello che potrebbe essere un confronto sulle best practices in Germania e in Italia su come si è affrontato e si sta affrontando il Covid. Germania e Italia probabilmente non sono troppo distanti come numero di contagi, ma il tasso di letalità in Germania è molto più basso che in Italia. C'è poi tutto il tema di come emergeranno le nostre economie tedesca ed italiana da questa crisi drammatica, quale impatto all'interno sui rispettivi prodotti interni lordi, ma anche, ed è stato ricordato da tantissimi in questi giorni, su quelle catene del valore che ci legano così intensamente e così strettamente. E poi il terzo tema che immagino sarà affrontato, che è un tema che è ugualmente di interesse comune, è che cosa fare in Europa, che cosa ha fatto finora l'Europa, che cosa ci possiamo aspettare, soprattutto per fronteggiare il rischio molto concreto di una recessione economica durissima, ridurne l'impatto, fare del damage containment. Possibilmente gettare le basi per un rilancio dell'economia che sia quanto più rapido ed efficace possibile. Non nascondo, e qui mi permetto una citazione su un tema che ha appassionato molti in questi ultimissimi giorni, che in Italia si sono manifestate non poche preoccupazioni per la recente sentenza della Corte Costituzionale tedesca sul tema del PSPP, Quantitative Easing della Banca Centrale Europea. Sarà interessante ascoltare dai nostri relatori,
che cosa è la loro previsione sull'impatto di questa sentenza, soprattutto sul futuro degli orientamenti del governo tedesco. Immagino in particolare su un aspetto molto delicato, che è quello del finanziamento del futuro Recovery Fund. Quindi molta carne al fuoco, io fermo qui perché voglio lasciare spazio ai relatori. Grazie ancora a tutti, buon lavoro. Allora, Viktor Elbling, grazie ambasciatore Nelly Feroci. Viktor Elbling è il rappresentante nel nostro paese della Repubblica Federale di Germania. Lei la parola, eccellenza, e grazie per essere con noi. Grazie a voi, un cordiale saluto a tutti, in particolare allo IAI e all'ambasciatore Nelly Feroci per avermi invitato a questo incontro che mi pare importante in questo momento. Allora cercherò di essere molto, molto breve. Vedo in questa crisi molte opportunità, molte chance, ma anche una crisi dalla quale sono convinto che l'Europa uscirà più forte di quanto ne è entrata. È una grande sfida, ma credo che se italiani e tedeschi riescono veramente a tirare nella stessa direzione, abbiamo una buona opportunità di rinforzare questa Europa. Tutti vogliamo un'Europa più forte, un'Europa più sovrana e un'Europa più solidale. In questo senso anche il termine solidarietà lo vedo come una solidarietà in tutte le direzioni, no? Non a senso unico verso un paese o alcuni paesi, ma tutti dobbiamo essere solidali con tutti e come costruire questa Europa. Mi pare che questo sia un poco il leitmotiv che io definirei. Oggi chiaramente siamo tutti segnati da questa crisi Covid-19. L'Italia, paese che come sapete mi è vicino anche per famiglia, è stato colpito in modo molto più forte, per esempio, che la Germania, se guardiamo alle vittime, per esempio, si capisce che questo abbia portato anche molte, diciamo, preoccupazioni particolari all'Italia. Credo che insieme stiamo gestendo la crisi bene, ci sono alcuni punti ancora da risolvere molto importanti. Uno è il tema di come andare avanti col turismo, è quello di cui parlavamo prima, anche i temi della ricostruzione non sono decisi fino all'ultimo, però devo dire che abbiamo fatto grandi passi avanti nella discussione, soprattutto della ricostruzione post-Covid. Il pacchetto dei 540 miliardi che ha messo in movimento l'Unione Europea mi pare molto importante, il parapluie, no? L'ombrello della BCE, 750 miliardi, importantissimo anche quello. Credo che ci siamo muniti di strumenti molto, molto importanti, e quello che si dimentica molto spesso quando si compara questo pacchetto europeo a quello, per esempio, degli Stati Uniti, si dimentica che on top di queste cifre europee c'è quello che tutti i nostri singoli paesi mettiamo in più nazionalmente a questo. Allora, noi abbiamo con grande differenza il pacchetto di salvataggio che stiamo preparando più importante del mondo in questo momento in Europa, senza contare il Recovery Fund, sul quale dobbiamo ancora naturalmente vedere come organizzarlo esattamente, ma con tutta l'apertura e la solidarietà di cui si è parlato in questi ultimi mesi. Sono un po' così preoccupato, devo dire, dopo delle discussioni molto accese e anche critiche molto accese verso l'Europa, verso la Germania, che ho riscontrato in Italia, lo dico apertamente, durante la discussione sugli aiuti, in una situazione dove veramente i dibattiti sono stati, come devo dire, molto diversi in Italia e per esempio in Germania. Mentre in Germania c'erano per lo più, a parte voci, devo dire, singole, di minoranza e non di governo né di Parlamento, di maggioranza, le voci maggioritarie parlavano praticamente solo di come organizzare la solidarietà verso l'Italia, e c'era una solidarietà anche molto, molto forte dal lato umano, parlo dei pazienti che sono stati trasportati in un ponte aereo in Germania, dall'Italia, unico paese dove ciò è successo,
Dall'altra parte in Italia c'era veramente una discussione molto, molto accesa, anche nei media, diciamo anche verso una Germania che era vista come un egemone, come una Germania intrattabile, senza cuore, che non volesse appoggiare, non volesse aiutare. Questa è una cosa che mi ha un po' sorpreso, purtroppo anche nei sondaggi che si vedono, no, sul tema chi sono i nostri amici, chi sono i nostri avversari, anche lì purtroppo i numeri che si danno come risultato di questa discussione non sono molto, non molto, come devo dire, molto belli, no? Molto, molto gradevoli. Allora riscontro semplicemente una grande differenza di dibattito in questo senso, e credo che ci manchi un po' una comunicazione più europea, una cosa dove dobbiamo impegnarci tutti, sicuramente anche noi tedeschi, in questo di essere più bravi a parlare anche ai cittadini italiani quando si tratta delle nostre idee. Sul tema della sentenza della Corte Costituzionale, beh, naturalmente come governo non è che adesso cominciamo a criticare una sentenza fatta da una Corte che naturalmente è indipendente come tutti i nostri paesi democratici, per fortuna, così. Io la leggerei in questa chiave. Io direi che questa sentenza dice al governo tedesco: attenzione, quello che stiamo facendo in Germania e in Europa, oltre i trattati, ha portato la BCE a svolgere un lavoro e avere un fardello di lavoro che magari è andato oltre la politica monetaria, che è il suo, diciamo, il suo compito principale. E ha chiesto di fare un riscontro degli effetti, appunto, anche fiscali, effetti sociali, eccetera, delle decisioni prese. Io lo leggo come un monito che dice: se si vuole che questa Europa sia più integrata e prenda decisioni che vanno al di là della politica monetaria, forse non è la BCE il luogo adatto per prendere queste decisioni. Allora, molti la leggono in chiave, diciamo, molto critica verso un'integrazione. Io credo che c'è anche quest'altra interpretazione che io vedrei in modo più forte. Chiudo con una frase semplicemente due frasi sulla presidenza tedesca. Chiaramente questa presidenza tedesca del Consiglio sarà marcata fortemente dal Covid e dalla sfida comune della ricostruzione. Allo stesso tempo, come sanno, stiamo guardando al quadro pluriennale, dove anche questo sarà un elemento essenziale, il prossimo budget, il prossimo bilancio dei prossimi 7 anni dal 2021. E poi abbiamo anche il difficile negoziato con la Gran Bretagna che ci vuole lasciare alla fine dell'anno. Allora, queste sono un po' le cose che abbiamo. È chiarissimo che l'Italia è uno dei nostri partner più principali per tutto quello che si è detto prima, e siamo dispostissimi a continuare ad investire tanto in questa relazione così importante per noi e per l'Europa. Grazie. Grazie, ambasciatore. E Luigi Mattiolo rappresenta il nostro paese in Germania. Lei, eccellenza, grazie di esserci. Grazie, buongiorno, ringrazio lo IAI di questa opportunità che viene offerta e saluto tutti gli amici e i relatori di questo incontro. Non è facile condensare le relazioni fra Italia e Germania. In realtà credo che sia evidente in Italia e in Germania quanto questi rapporti siano fondamentali per i nostri due paesi e quanto lo siano per il proseguo della costruzione europea. Il coronavirus, in un certo senso, io penso che sia un momento della verità, stia rappresentando un momento della verità da molti punti di vista. Innanzitutto, nei rapporti bilaterali ha senz'altro consentito di far emergere un sostrato molto, a volte veramente toccante, anche della solidarietà e dell'amicizia tra i due paesi. Il ponte aereo che grazie molto all'attività che ha fatto proprio Viktor Elbring da Roma e alla mobilitazione di molti ambienti parlamentari tedeschi ha reso possibile il trasferimento di 44 pazienti, è qualcosa di unico, devo dire, che non aveva mai avuto luogo nella storia delle relazioni bilaterali
tra i paesi dell'Unione Europea. Io sono stato testimone e partecipe di moltissime testimonianze di comprensione, di solidarietà, di dolore per quello che stava avvenendo in Italia, e anche in maniera assolutamente bipartisan, perché per esempio qualche giorno fa c'è stata una grossa manifestazione sotto l'ambasciata all'insegna dello slogan We are in this together, che è stata promossa dal Partito dei Verdi, ma poi in realtà hanno partecipato veramente rappresentanti di tutte le forze politiche tedesche. Quando dico che è un momento della verità, naturalmente è un momento della verità anche a volte per far emergere determinati malintesi, determinate incomprensioni. E qui capisco un po' quello che è il sentimento di Victor Helbling, dell'ambasciatore Helbling. Io credo che molto di questo sia legato al fatto che non dobbiamo dimenticare che in Italia c'è ovviamente una formidabile preoccupazione per le conseguenze sanitarie della pandemia, ma c'è anche moltissimo sgomento per le conseguenze economiche. Quindi c'è un'attesa di risposta europea che è molto forte, molto diffusa, molto sentita. E forse ci è voluto un po' di tempo perché questo messaggio passasse in Europa, ivi compreso in Germania, ma credo che nessuna dei passi avanti che sono stati fatti in questi pochi mesi, se noi facciamo solamente un passo indietro, rendiamoci conto che è stato nel giro di poche settimane è stato potenziato l'intervento della Banca Europea degli Investimenti, è stato lanciato un programma SURE che in fondo ha in sé i prodromi di quello schema di assicurazione europea contro la disoccupazione di cui si stava discutendo con una certa fatica da molti mesi. Sono state sospese, ancorché temporaneamente, le clausole del patto di stabilità e di crescita. È stato concordato un intervento del meccanismo europeo di stabilizzazione che è legato a delle condizionalità soprattutto di impiego dei fondi in campo medico-sanitario, ma senza nulla di paragonabile alle condizionalità tipiche di quello strumento, e stiamo lavorando su un recovery fund che sarebbe stato impensabile, come alcune altre di queste misure che ho descritto, solamente poche settimane fa. Sono convinto che se non ci fosse stato un lavoro di sponda, di intesa, di convergenza anche fra Roma e Berlino su questi temi, non saremmo sicuramente a questo punto in Europa. Quando dico che è stato un momento della verità, questo significa anche che la pandemia ci ha fatto scoprire, toccare con mano quanto le catene di valore fra i nostri due paesi siano assolutamente inestricabili. L'industria automobilistica ne è sempre stata considerata un esempio assolutamente eminente, con circa un quarto delle componenti delle auto premium di marca tedesca che in realtà vengono prodotte in Italia. La prova del 9 l'abbiamo avuta quando, pur in assenza di provvedimenti restrittivi del governo tedesco, in Baviera, per esempio, le principali fabbriche automobilistiche hanno chiuso per mancanza di componenti che si attendevano dall'Italia. E credo che un elemento molto potente di questo dialogo fra i due paesi sia dato proprio dal dialogo fra gli ambienti industriali. Io devo dire che in questo anno e mezzo che sono qui ho trovato soprattutto, a parte i contatti intergovernativi naturalmente, soprattutto a livello di ambienti parlamentari e di ambienti imprenditoriali, veramente una grossissima convergenza di prospettive. Una convergenza di prospettive che adesso sta facendo capire in tutti e due i paesi, con una velocità e una diffusione assolutamente paragonabile, due o tre lezioni che questa pandemia ci sta impartendo. La prima è che la crisi è stata simmetrica, l'abbiamo detto tante volte, la pandemia colpisce tutti e colpisce tutti indiscriminatamente. È interessante che in Germania è stata molto spesso commentata con dei termini che insistono sulla assenza di responsabilità dei paesi colpiti dalla pandemia, il che, devo dire, conoscendo l'approccio della Germania a questo genere di problemi, anche alle soluzioni da trovare alle crisi economiche e finanziarie, escludere una responsabilità è molto importante, quando magari in altre circostanze ho sperimentato che nel difendere certe posizioni italiane nell'Unione Europea veniva in qualche maniera da parte tedesco ricordato che alcune riforme strutturali avrebbero dovuto essere attuate in molto tempo fa, e questo avrebbe forse evitato all'Italia di non riuscire ancora prima della pandemia a uscire del tutto dalla crisi finanziaria del 2008. Nessuna di queste considerazioni
vi è stata mai messa davanti nel caso della pandemia. Quello che però è il grande pericolo, il grande rischio che corriamo è che le conseguenze della pandemia siano profondamente asimmetriche, siano profondamente diversificate. E qui credo che Germania e Italia si possono trovare sulla stessa pagina quando si tratterà e si sta trattando in questi giorni, in queste settimane, della risposta europea, perché la risposta europea deve essere un policy mix di strumenti economici, di strumenti finanziari. E io credo che l'esempio dell'intervento che a livello nazionale la Germania ha saputo mobilitare, naturalmente con la sua potenza, con la sua capacità di spesa, stiamo parlando di oltre 1.200 miliardi di euro, stiamo parlando del 35% del loro PIL, ma a me interessa più che la dimensione, mi interessa la composizione. Lì vedo tutta una serie di strumenti, da garanzie sui crediti, a finanziamenti agevolati, a prestiti non rimborsabili, quindi voglio dire, c'è esattamente quella gamma di interventi che noi stiamo cercando di promuovere a livello europeo, e in realtà la Germania rimane un esempio da questo punto di vista di lotta alla pandemia, naturalmente ha una condizione, a condizione che accetti che l'Europa metabolizzi la necessità che in Europa la risposta per tutti sia analoga a quella tedesca per i tedeschi e per le imprese situate in Germania, comprese quelle italiane naturalmente. Sui temi della presidenza che ricordava Victor, io credo che il fatto che noi abbiamo legato in qualche maniera il recovery fund al bilancio dei prossimi 7 anni della Unione Europea, da un lato rende il negoziato, diciamo la verità, molto più complicato, però dall'altro ci assicura che tutto questo grosso pacchetto verrà in qualche maniera negoziato sotto la guida della presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione Europea, il che mi sembra sinceramente una garanzia, perché comunque una dei tratti caratteristici di questo paese che sto imparando ad apprendere in questa mia missione diplomatica è che c'è una grandissima capacità di analisi e c'è anche una grandissima capacità di ricerca del compromesso, che sono due qualità, credo, molto importanti per una presidenza. Io mi fermerei forse qui, anche per lasciare spazio poi eventualmente a domande, soprattutto agli altri relatori, ringraziando ancora tutti voi. Grazie ambasciatore. Danilo Taino, editorialista del Corriere della Sera, conosce tantissimo il paese di cui parliamo, la Germania in modo particolare, ha fatto a Berlino il corrispondente per tanti anni, non mancherà sicuramente di rispondere a quelle annotazioni anche un po' amare dell'ambasciatore Elbling. A te Danilo. Grazie, buongiorno a tutti. Sicuramente il coronavirus ha surriscaldato le relazioni tra Italia e Germania, soprattutto ha alzato parecchio la temperatura in Italia, direi. Noi, credo che noi italiani, quando parliamo di Germania, molto spesso parliamo di noi stessi. Ci confrontiamo con un vicino, con un paese partner storico, importante, che molto spesso mette in luce tutte le nostre carenze, quello che non facciamo, quello che non abbiamo fatto, quello che vorremmo fare molto spesso. Io credo che questo sia un elemento probabilmente psicologico, ma che comunque nell'attuale crisi sta pesando tantissimo, vicino, di fianco a una propaganda politica e un sistema politico italiano che sulla Germania sta scaricando tutta una serie, e ha scaricato negli anni passati, una serie di tensioni che però sono tensioni interne italiane. Io credo che di queste cose in questo momento dobbiamo parlare con una certa franchezza, noi italiani, dobbiamo parlarci di queste cose, perché stiamo veramente, il sistema politico italiano, non sto parlando di tutto l'establishment, gli imprenditori del nord per esempio hanno un ottimo rapporto con la Germania, ma in particolare il sistema politico italiano sta usando la Germania come punto di caduta per tutta una serie di mancanze che noi non abbiamo. Una delle grandi differenze, direi, che vediamo nette, lo si poteva vedere già prima, ma naturalmente la pandemia la esalta, questa differenza, è la capacità di risposta della Germania a questo cataclisma. È capacità di risposta sanitaria per molti versi, ci sono meno morti, come è stato notato prima,
e soprattutto capacità di risposta dal punto di vista economico, dal punto di vista della mobilitazione delle risorse, che è una capacità che è data, io credo che noi non lo dovremmo dimenticare, dal fatto che la Germania ha fatto il contrario di quello che un po' tutti in Europa, ma soprattutto noi, le chiedevamo di fare. Cioè le chiedevamo di fare deficit, le chiedevamo di fare la locomotiva dell'Europa, creando, evitando il surplus di bilancio. E grazie a questo surplus di bilancio, direi che un paese come la Germania in questo momento per il momento nell'economia o di mettere comunque a disposizione dell'economia tedesca. Quindi voglio dire, questo è un dibattito che ci siamo portati avanti per anni e che oggi secondo me dovremmo in parte riprendere, ma al contrario di quello che abbiamo fatto prima. La politica italiana ha ultimamente attaccato in modo molto forte e purtroppo quasi tutti i partiti l'hanno fatto, l'hanno fatto le opposizioni, forse meno Forza Italia, ma sicuramente Fratelli d'Italia e la Lega, l'ha fatto il Movimento dei 5 Stelle, l'ha fatto Renzi quando è stato Presidente del Consiglio e anche dopo, addirittura l'ha fatto Calenda e alcuni esponenti del Partito Democratico. C'è un problema di non presa sulle nostre spalle di tutta una serie di cose che non sono state fatte, e quello che si citava prima, l'ambasciatore Mattiolo, è gentile da parte dei tedeschi non ricordarci che non abbiamo fatto le riforme strutturali. Noi italiani però credo che dobbiamo dirci che le riforme strutturali non le abbiamo fatte e le dovremmo fare. Il secondo punto che vorrei velocemente toccare quello della Corte Costituzionale, perché come ha detto l'ambasciatore Nelli Feroci è un punto essenziale di questo dibattito. Io su questo sono piuttosto d'accordo con quello che diceva l'ambasciatore Elby, nel senso che è un elemento di chiarezza, credo io. È un elemento di chiarezza perché comunque nella gestione dell'economia e del sistema finanziario europeo e naturalmente della zona euro in particolare, e ci sono degli elementi di ambiguità. Ci sono degli elementi di ambiguità che in particolare alla fine, credo, di questa pandemia verranno fuori, bisognerà discuterne. Alla fine di questa pandemia ne verranno fuori tantissime di cose. Credo che per esempio il problema dei debiti pubblici, dei debiti privati sarà enorme, e quindi si tratterà di capire come poter affrontare una fase piuttosto difficile da questo punto di vista, ma anche dal punto di vista di quello che sta succedendo oggi, sicuramente l'azione della Banca Centrale Europea è di enorme importanza da una parte e apre tutta una serie di problemi, proprio di, come dice la Corte Costituzionale tedesca, di proporzionalità tra l'intervento, tra la politica monetaria e il resto della politica economica. E soprattutto pone delle questioni di democrazia, nel senso che se certi limiti vengono superati da parte della Banca Centrale Europea e questa inizia a fare politiche di bilancio, di fatto, politiche fiscali, per un paese democratico si pongono dei problemi. Giustamente, credo che la Corte Costituzionale tedesca, che mi pare anche di capire che è composta in gran parte da giudici europeisti, a cominciare dal presidente che ha guidato questa sentenza, mi pare che sia un elemento di chiarezza porre questa questione. C'è una responsabilità della politica che non è in generale una responsabilità, è un problema di democrazia, e sappiamo che nella Costituzione tedesca questo è un problema molto forte, centrale, e io credo che sia un elemento di chiarezza discutere di queste cose. Certo, non è il momento forse migliore per farlo, però ricordo anche che la sentenza della Corte è riferita al quantitative easing passato e non in particolare all'intervento legato al coronavirus e agli altri 1.000 miliardi che quest'anno la Banca Centrale Europea può mettere sul mercato. Ecco, io mi fermerei qui sottolineando solo la necessità in Italia di riportare il dibattito su temi
più seri e più realistici anche nei confronti della Germania. C'è, c'è anche una differenza di approccio nel dibattito, come sottolineava l'ambasciatore Ebbing poco fa. In Germania non si discutono le cose che si discutono in Italia. Grazie Danilo. Michele Valenzise è stato segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, oggi tra altre cariche presidente dell'Associazione Villa Vigonia. Lei ambasciatore. Grazie, buongiorno a tutti. Mi sembra che le relazioni bilaterali tra Italia e Germania abbiano un livello indiscutibile, altissimo, di forte intensità. Basta solamente un numero che è stato citato prima per dare questa idea. 130 miliardi di euro di interscambio tra i due paesi sono qualche cosa che è superiore alla somma dell'interscambio che l'Italia ha con la Francia e con il Regno Unito messo insieme. Basterebbe questo valore per qualificare l'eccellenza e la profondità e l'intensità dei rapporti, che naturalmente, come sappiamo tutti, non sono solamente economico-commerciali. E allora è giusta l'osservazione che ho ascoltato poco fa, che c'è una contraddizione, un divario tra questa forza, questa intensità di rapporti e una comunicazione che non corrisponde all'eccellenza dei rapporti stessi e non corrisponde soprattutto dal lato italiano, non nascondiamocelo. Ne abbiamo avuto una prova, per cominciare dall'ultimo punto citato dall'ambasciatore Nelli Feroci, anche nei giorni scorsi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 5 maggio. È una sentenza che lascia perplessi per certi versi, che va analizzata nella sua complessità, con tante sfaccettature, però è una sentenza che in Italia è stata generalmente vista come la prova di una sfiducia quasi, questa è la parola che è stata usata, della Germania nei confronti dell'Unione Europea. Il che ad un esame più pacato non sembra proprio essere il caso. Intanto perché la Corte Costituzionale non è la Germania, è una istituzione della Germania e non bisogna dimenticare che ci sono state prese di posizione significative anche di preoccupazione e di distanza dalla intempestiva, almeno intempestiva, pronuncia dei giudici di Karlsruhe. Basta pensare a quello che ha detto Wolfgang Schäuble, presidente del Bundestag, che ha parlato di una decisione pericolosa, o quello che hanno detto esponenti delle forze di maggioranza in Germania, sia CDU sia SPD, che sono arrivati a giustificare la eventuale allo studio procedura di infrazione da parte della Commissione nei confronti della Germania stessa. Insomma, in una parola, la Germania non è un monolite, ha tutt'altro, a mio avviso, che voltato le spalle all'Unione Europea. Se c'è una critica da fare da anni ormai alla Germania, non è quella di una eccessiva assertività in campo europeo, ma come disse ormai 10 anni fa Sikorski, l'allora ministro degli esteri polacco, è la critica fondata piuttosto su una mancanza di leadership vera in Europa, su una leadership debole. Quindi prepariamoci ad una Germania che vuole contare in Europa, che vuole fare la parte sua, come anche queste ultime settimane hanno dimostrato. Le ultime settimane ci hanno fatto vedere una Germania non immobile, come vuole una certa narrativa italiana, non tetragona su posizioni di rifiuto di solidarietà, ma al contrario alla ricerca di qualche margine, qualche spiraglio per arrivare a delle soluzioni comuni. E questa, a mio avviso, è stata la base sulla quale si è arrivato al pacchetto di decisioni del 23 aprile nel Consiglio europeo. Quindi è una Germania sicuramente non schiacciata, per dirla in termini plastici, sulle posizioni olandesi, ma alla ricerca laboriosa, cauta, come nel suo stile, di qualche margine di compromesso. Ora noi abbiamo
noi e i tedeschi e tutta l'Europa ha una occasione nuova che si affaccia tra poche settimane, che è l'inizio del semestre di presidenza tedesco dell'Unione Europea. Dovremo far leva su questa disponibilità della Germania a lavorare nel quadro europeo e dovremo far leva nella maniera più semplice e più tradizionale, direi, come italiani, e cioè con delle proposte, con delle ricerche di sponde, di intese che siano ragionevoli, che siano soprattutto credibili. E qui entra, purtroppo lo posso dire io, che non faccio più l'ambasciatore in Germania, e qui entra purtroppo anche un condizionamento di politica interna nostra. Noi abbiamo una opposizione che fa legittimamente il suo mestiere di critica, di pungolo, a volte, anzi piuttosto spesso, anche se non tutta l'opposizione, con degli argomenti che è difficile considerare fondati. E poi però abbiamo un problema anche all'interno delle forze di maggioranza, dove abbiamo visto delle posizioni che sono difficili da spiegare sia in Italia sia soprattutto in Europa, e quindi in primis la Germania. Mi riferisco a delle posizioni molto ideologiche che abbiamo visto sostenere nei confronti del MES in particolare, e su quello dobbiamo cercare di saltare sulle nostre stesse ombre, nel nostro interesse, altrimenti non saremo in grado di formulare delle risposte credibili e altrimenti saremo più deboli nella interlocuzione con i soggetti con i quali dovremo negoziare le modalità di tutto quello che legittimamente ci interessa e legittimamente vogliamo vedere realizzato sul piano europeo. Quindi non consideriamo il monolite Germania come un monolite, perché tale non è. Prendiamo con la preoccupazione dovuta la sentenza della Corte Costituzionale, che soprattutto è temibile perché inserisce un principio che secondo me va corretto, cioè quello del possibile disconoscimento della supremazia del diritto europeo rispetto al diritto nazionale. Questo è un vulnus che dobbiamo tenere ben presente. Consideriamo però anche, per terminare, che la Corte Costituzionale tedesca non è nuova a pronunce di questo genere. Cito solamente la famosa sentenza del 2009, la sentenza Lisbona, che inizialmente sollevò molte preoccupazioni nel quadro europeo e che viceversa poi in prosieguo fu molto ridimensionata nel suo impatto inizialmente temuto, in senso anti-europeo, per dirla semplicemente, perché i tedeschi furono sufficientemente saggi dal correggere talune enunciazioni di principio in sede di legislazione di accompagnamento. Ecco, adesso vedremo quello che succederà nei 3 mesi che la Corte ha dato come termine, però non perdiamo di vista la grande opportunità che una Germania europea può costituire anche per l'Italia. Benissimo, e grazie ambasciatore Balenzise. Adesso abbiamo qualche domanda, intervento che finiranno con delle domande appunto per i nostri speaker. Vi prego di essere molto brevi. Paola Severino è stata ministro della giustizia, attualmente vicepresidente dell'Università Luis Guido Carli e professore ordinario di diritto penale presso la stessa università. A lei, professoressa, grazie di esserci. No, grazie a voi, anche perché mi avete portato a studiare la sentenza della Corte Costituzionale tedesca per intero e quindi a non fermarmi ad una prima impressione. Io concordo con tutto quello che è stato detto sul fatto che da un punto di vista formale quella sentenza contiene solo una richiesta di verifica, non disconosce formalmente la primazia del diritto dell'Unione, però applica quella teoria che per la nostra Corte Costituzionale italiana è la teoria dei controlimiti, nella Corte Costituzionale tedesca è la teoria dei controprincipi, cioè si adottano le prescrizioni della Corte di Giustizia finché essa non urti contro quei principi che la Germania considera il nucleo fondamentale della propria Costituzione. Uno di questi principi è il principio di competenza,
e ha ritenuto la Corte Costituzionale tedesca che la Banca Centrale Europea sia andata oltre l'URES, oltre le proprie competenze. Dunque chiede al governo di precisare se sia stato rispettato il principio di proporzionalità all'interno. Ecco, ma fin qui nessun problema. Il vero problema sta nel fatto che la Corte di Giustizia si era già pronunciata sul tema della proporzionalità e sul tema della competenza della Banca Centrale Europea in questo intervento del QA del 2015. E allora la mia domanda è: ma questo non finirà poi nella sostanza per indebolire comunque la forza della Corte di Giustizia in un momento in cui noi abbiamo bisogno di tutta la sua forza? Perché non dimentichiamo che ci sono dei paesi nei quali i principi nazionalisti si stanno fortemente affermando e sui quali sta intervenendo la Corte di Giustizia, e quindi darle forza è estremamente importante. E allora mi chiedo se questo non indebolisca non certamente il tema dei rapporti tra corti costituzionali, tra Italia e Germania. Noi sappiamo benissimo quanto sia vero quello che diceva l'ambasciatore Valenzise: la sentenza di Lisbona poi ha trovato un suo sbocco, e io credo che il governo tedesco saprà trovare uno sbocco a questa sentenza. Mi chiedo se a livello più generale essa non possa invece segnare un momento di indebolimento della Corte di Giustizia, un momento nel quale abbiamo bisogno invece di molta forza. Bene, grazie alla professoressa Paola Severino. Olimpia Fontana, ricercatrice presso il Centro Studi sul Federalismo. Dottoressa. Sì, buongiorno a tutti, grazie per la possibilità di fare questa domanda. Io volevo estendere un po' diciamo l'ambito dei contenuti parlando del ruolo della Germania rispetto alla strategia ambientale dell'Unione ai tempi del coronavirus. Perché uno degli aspetti positivi di questo lockdown è sicuramente quello della riduzione delle emissioni. È stato stimato nel 2020 dalla UNEP che ci sarà una riduzione dell'8% a livello globale delle emissioni, però ovviamente questo avviene a scapito della performance economica. Ed è anche vero che un ritorno alla situazione precedente potrà facilmente annullare questo beneficio in termini ambientali. Quindi un tema estremamente importante sarà quello di collegare il recovery plan, di cui si sta parlando ma che è ancora abbozzato, a quella che era la precedente strategia ambientale che era stata annunciata a livello europeo, in particolare all'obiettivo di lungo periodo della neutralità climatica entro il 2050. Però tutto questo ai tempi del Covid può diventare ancora più difficile. Ne è un esempio l'opinione espressa dalla Polonia, che qualche giorno fa ha emanato un position paper dove riconosce sì l'importanza degli investimenti green, ma pone l'accento sull'importanza dei costi sociali della transizione energetica, aggravati ulteriormente dai danni legati dal coronavirus. È interessante poi notare come questo position paper si chiude dicendo che a causa appunto dell'incertezza causata dal coronavirus, il governo polacco sottolinea che queste assunzioni espresse appunto nel paper possono sempre essere soggette a variazioni. Quindi di fronte a questa forte ambiguità non della Polonia ma in generale della situazione critica che stiamo vivendo, dei costi economici, credo che ancora una volta anche qui siamo fortunati ad avere la Germania alla presidenza tedesca nel Consiglio, perché mi sembra che nessun paese sia meglio equipaggiato per trovare appunto un compromesso in generale tra gli obiettivi ambientali e i costi economico-sociali. Quindi volevo sentire un commento da parte dell'ambasciatore Elbling sul ruolo appunto della Germania nel mediare queste posizioni, visto che in questi ultimi giorni ho letto che anche in Germania alcuni esponenti dell'Alleanza dei Conservatori hanno espresso simili preoccupazioni su come conciliare obiettivi climatici e ricostruzione appunto post-coronavirus, dopo che la Merkel ha alzato un po' il livello delle ambizioni rispetto appunto agli obiettivi climatici. Grazie. Grazie Olimpia Fontana. Fabio Basagni, presidente di Actinvest Group Ltd a Londra. Buongiorno. Buongiorno. Volevo dire due parole sull'impatto economico su Germania e Italia di questa recessione mondiale. Che Germania e Italia hanno un business model che
in fondo è impostato sulla crescita del volume di export extraeuropeo, anche intraeuropeo, ma soprattutto l'anemica crescita europea dipende soprattutto dall'export al di fuori dell'Europa. Adesso questa recessione, che secondo me non sarà né a V né a U, ma a WW, quindi con una serie di ripartenze e di stop, imporrà praticamente una revisione di questo business model. D'altra parte, la politica monetaria della BCE, o comunque in generale, è sempre meno efficace, soprattutto in Europa, dove la demografia è meno responsive agli stimoli monetari. Quindi si andrà verso delle aree commerciali intraregionali nei tre maggiori continenti, in cui i governanti di queste regioni dovranno proprio fare un salto quantistico, passare dalla politica monetaria a una politica di bilancio, di investimenti e anche una politica sociale comune. Quanto è realistico che i nostri governanti in Europa abbiano metabolizzato questa lezione e questa necessità assoluta di cambiare il nostro business model? Bene, grazie dottor Basagni. E anche membro dell'International Institute for Strategic Studies e del Royal Institute of International Affairs, sempre in Inghilterra. Senatore Nicola Latorre, stato presidente della Quarta Commissione Difesa del Senato della Repubblica. A lei la parola. Sì, innanzitutto grazie e molto rapidamente, posto che io sono d'accordo con molte delle cose che abbiamo ascoltato, ritengo che però noi dobbiamo fare i conti con questo paradosso, per cui il nostro rapporto con la Germania è indiscutibilmente una relazione rilevantissima. La mia personale opinione è che abbia un valore strategico per il nostro paese, oltre che per la prospettiva del progetto europeo, ma contestualmente dobbiamo registrare nelle nostre opinioni pubbliche un sentimento ed un orientamento che sta condizionando negativamente gli sviluppi di queste relazioni. Allora il punto politico, e questo è l'elemento che vorrei sottoporre alla valutazione in particolare dell'ambasciatore tedesco, è cosa dobbiamo fare perché la rilevanza strategica di questa relazione si trasformi anche in un orientamento delle opinioni pubbliche che sia di supporto a questa prospettiva strategica. E questo è un problema che riguarda ovviamente la politica. Io sono molto d'accordo con quello che diceva Taino sull'uso improprio che si è fatto nello scaricare sulla Germania una serie di atteggiamenti e di responsabilità da parte della politica di tutte le rappresentanze politiche a secondo dei momenti e della utilità. Ma anche credo da parte tedesca ci si debba porre la domanda di come contribuire a superare questa situazione. Io qui, questa è la questione che pongo, credo che bisogna andare forse anche oltre gli aspetti soltanto economico-finanziari. Il nostro paese e la Germania hanno delle convergenze di interessi e di comuni convenienze su dossier fondamentali di politica estera e di politica di difesa. E ritengo che da questo punto di vista, penso all'impegno nell'area del Mediterraneo, su alcune crisi, in particolare su quella libica, Berlino ha ospitato questa conferenza, sarebbe opportuno, io ritengo, consolidare su questo terreno anche una comune iniziativa politica, così come sul terreno della prospettiva auspicabile di un sistema di difesa europeo, anche condividendo alcuni progetti industriali e da questo punto di vista ritengo che anche da parte dei nostri amici tedeschi si debba comprendere che è fondamentale il rapporto con la Francia, ma credo che non si possa prescindere anche da un rapporto positivo con il nostro paese su alcuni progetti concreti, è inutile che sto a citarli, per accedere anche a quei finanziamenti europei sui quali puoi costruire una prospettiva anche politica comune. Bene, grazie senatore. Allora, come abbiamo fatto prima in ordine alfabetico, i nostri speaker, un paio di minuti vi prego per un intervento finale, ovviamente considerando quelle cose che avete sentito
anche da queste domande, in modo particolare dalla professoressa Severino, questo rischio della sentenza di Karlsruhe più sulla Corte di Giustizia che sui rapporti bilaterali tra Germania e appunto Italia. Olimpia Fontana ricorda la questione strategica del green, dell'ambiente, Fabio Basagni il commercio, insomma appello alla classe dirigente a tenere conto di quanto sta avvenendo con il Covid, e questo appello politico soprattutto riguardante difesa, sicurezza, politica estera, questi dossier molto importanti da salvaguardare in un momento molto complicato, dice il senatore, nei rapporti Italia-Germania. Cominciamo dall'ambasciatore Elbrich. Grazie per i commenti, secondo me tutti veramente ottimi, è una bellissima discussione. Su quello che diceva la professoressa Severino, indebolimento della Corte di Giustizia, credo dobbiamo sempre ricordarci quando parliamo dell'Europa, alcuni diranno purtroppo non abbiamo un'Europa federale, non abbiamo creato una Costituzione europea, non abbiamo uno Stato federale europeo, allora tutte le competenze che abbiamo dato le abbiamo dato attraverso trattati. Allora la questione che è una delle questioni che si è posta anche la Corte Costituzionale, che sta dietro, come è stato rilevato da alcuni, anche a questa sentenza, è la questione proprio democratica, nel senso che se è vero che non è uno Stato federale che è tenuto su dai trattati che tutti i nostri paesi hanno sottoscritto per creare per esempio la banca centrale, allora qual è il controllo democratico che si fa sulle azioni per esempio di questa banca centrale, che come tutti sappiamo è l'istituzione più federale che abbiamo probabilmente in Europa, chi controlla queste cose, no? E credo che ci sia un overlapping di competenze sicuramente. Io personalmente devo dire che vedo questa sentenza anche come una possibilità di chiarificare le cose, come diceva anche prima il collega. Credo che sia giusto anche questo. Sul tema della dottoressa Fontana, il Recovery Plan e il Green Deal, credo che questo sarà uno dei punti essenziali della nostra visione, anche della nostra presidenza. Credo che uno dei temi centrali di tutta questa crisi e della ricostruzione è il tema cosa stiamo ricostruendo con tutti questi mezzi che ci stiamo dando, questi pacchetti che ci stiamo dando. Vogliamo tornare a una situazione quo ante con le industrie di prima? Vogliamo rafforzare, diciamo, i sistemi che abbiamo avuto fino adesso, o vogliamo investire nelle industrie del futuro, no? Si parla naturalmente del Green Deal, della Green Economy, si parla dell'industria digitale, si parla dell'industria 4.0, no? Digitalizzazione delle economie, eccetera. Allora, io sono convinto che c'è bisogno di investire in le industrie del futuro. Non c'è alcun dubbio che ci sono anche resistenze verso di questo, anche da parte delle industrie classiche, chiamiamole, come per esempio quella automobilistica, no? Che dice no, ma allora adesso abbiamo la crisi Covid, allora forse possiamo lavorare un po' sul tema delle emissioni, dateci più libertà di movimento a causa della crisi. Credo che siamo in una situazione di questa discussione, però credo che l'obiettivo deve essere molto molto chiaro. Credo che il pacchetto che abbiamo in Germania è interessante anche per il resto dell'Europa, perché se riusciamo a portare avanti dei buoni investimenti nelle nuove industrie e anche una crescita decente nei prossimi anni, dopo il 2020, credo che di questo se ne gioveranno anche gli altri paesi, gli altri partner, tra cui anche l'Italia, questo sicuramente. Grazie ambasciatore Elbing. Ambasciatore Mattiolo. Ringrazio. Allora, cominciamo sulla sentenza della Corte di Karlsruhe. Io la trovo effettivamente abbastanza preoccupante. Sono d'accordo con chi ritiene che ci sia un vulnus alla preminenza del diritto comunitario, del diritto dell'Unione Europea sul diritto interno, anche perché la Corte
di giustizia, effettivamente, come ricordava la professoressa Severino, sul quantitative easing si era già pronunciata, e dire che non ha fatto un'analisi approfondita è un'affermazione piuttosto grave. Le conseguenze nell'immediato probabilmente non saranno quelle più temute, anche perché certamente governo tedesco, Bundestag proveranno in qualche maniera come venire fuori da tutto questo. C'è probabilmente un indebolimento anche in futuro di quello che è il ruolo della Corte, però vedo anche, siccome ha ragione il dottor Taino quando dice che c'è un'ambiguità che la Corte di Karlsruhe in qualche maniera ha svelato, ha affrontato, beh, io credo che questa sentenza ci insegni che se effettivamente la BCE a volte si è spinta oltre i limiti della politica monetaria facendo politica fiscale o politica economica, e questo non ci piace, il migliore antidoto è tornare al rapporto dei cinque presidenti del 2015 e affrontare il nodo dell'unione economica e dell'unione fiscale, che sono rimasti un po' in ombra in questi anni in cui l'Italia e l'Europa si è molto dedicata viceversa all'unione bancaria. Per quanto riguarda le osservazioni della dottoressa Fontana, sono assolutamente d'accordo con Victor, è quasi logico trarre da questa pandemia tutta una serie di lezioni su quale sarà il nuovo sviluppo urbanistico, industriale, digitale, smaterializzato e via dicendo. Rimane il fatto che gli investimenti sul Green Deal, secondo le stime della Confindustria italiana, della BDI tedesca e del MEDEF francese, che si sono visti a Roma il 4 dicembre scorso, costerà milioni e milioni, cioè miliardi e miliardi, insomma migliaia di miliardi di euro. Tutto questo due mesi prima della pandemia. Adesso certamente bisognerà fare delle scelte molto oculate fra recovery fund e bilancio. E qui una parola volevo dire sul ruolo della qualità della spesa, perché come all'inizio dicevo, da parte tedesca non vengono sollevate obiezioni in questa fase sulle responsabilità pregresse, le riforme strutturali eccetera, ma c'è una corretta, insistente e secondo me giusta enfasi sul fatto che ci stiamo molto concentrando sulla quantità e le modalità dell'erogazione da parte dell'Unione Europea. Ma bisogna interrogarsi molto su cosa fare con questi soldi. La qualità della spesa sarà sicuramente importante. E infine una parola al dottor Basagni e al senatore Latorre, perché in fondo tutte e due parlano di questo modello in fondo italo-tedesco che è molto votato all'export, e di una Germania che effettivamente sembra a volte guardare più alla Francia che non all'Italia. Devo dire, ancora una volta, gli ambienti imprenditoriali hanno tutta la mia fiducia, perché sono assolutamente consapevoli di queste interazioni e non è un caso che le tre Confindustrie lavorino su questi temi. Grazie. Grazie ambasciatore. Danilo Taino. Io vorrei intervenire solo brevemente su due cose. Uno sulla Corte di Giustizia. La professoressa Severino giustamente diceva che pone delle questioni alla Corte Europea di Giustizia, e la cosa è sicuramente vera, li pone anche alla Banca Centrale Europea, anche se non direttamente, nel senso che nella sentenza della Corte si parla di alcune cose che non sono accettabili e sono riferite e non sono state verificate nel quantitative easing originale, ma sono totalmente in atto in questo momento, e le cose che non devono essere superate, mi pare di capire, secondo la Corte tedesca, sono il limite del 33% di acquisti di titoli da parte della Banca Centrale Europea per ogni singola emissione di paese, non possono essere superati i capital keys, cioè le proporzioni con cui vengono comprati i titoli sul mercato, e i titoli stessi devono essere venduti prima che arrivino a scadenza. Queste tre cose probabilmente sono in qualche misura, anzi sicuramente le prime due in particolare sono state rispettate nel quantitative easing originale, sicuramente non lo saranno in quello attuale, cioè quello riferito alla pandemia, l'intervento di oltre 750 miliardi che è stato deciso. Quindi qui si apre un problema che comunque i governatori credo dovranno tenere presente, perché comunque la questione magari non si porrà subito, ma se un gruppo di tedeschi ricorrerà
alla Corte Costituzionale anche su questo nuovo quantitative easing, credo che lì ci sarà un problema. La seconda cosa sulla questione del Green Deal, del modello di business che noi abbiamo, io direi che dovremmo essere abbastanza attenti, perché ci sono delle forti opinioni in Italia in particolare, ma non solamente in Italia, immagino che ce ne siano anche in Germania e comunque non solo nei nostri due paesi, in cui si dice che gli interventi dello Stato dovranno poi avere come conseguenza il fatto che lo Stato vorrà dare indirizzi alle imprese su dove intervenire, su cosa intervenire, su come ristrutturare. Ecco, io credo che dovremmo fare abbastanza attenzione, perché non credo che i governi siano migliori degli imprenditori. In realtà l'economia la fanno gli imprenditori, la fanno le imprese, grandi o piccole che siano. Ultimissima cosa, sono d'accordissimo con il senatore Latorre, il rapporto con la Germania è assolutamente strategico per il nostro paese e la politica dovrebbe riaffermarlo piuttosto spesso. Grazie a Danilo Taino. Presidente Valenzisi, a lei. Due annotazioni telegrafiche. La prima sulla sentenza. Certo, mi auguro anch'io, come è stato detto, che questa sentenza possa essere vista più come uno stimolo per un chiarimento di alcune zone di ambiguità nelle quali noi, come sappiamo, ci muoviamo sul piano europeo. Però occorre anche tenere presente i rischi che sono stati riconosciuti anche da settori importanti in Germania che questa sentenza comporta. E in particolare un rischio di legittimazione di una sorta di contestazione nei confronti delle istituzioni europee e in primis della Corte Europea di Giustizia. Tanto è vero che non sarà sfuggito a nessuno il modo esultante con la quale questa pronuncia della Corte di Karlsruhe è stata accolta a Varsavia e a Budapest. In particolare il primo ministro polacco ha qualificato la sentenza di Karlsruhe come una delle più importanti della storia dell'Unione Europea. Lo cito non per annacquare l'ottimismo di qualche nostro relatore, ma per accendere una lampadina, mantenere accesa una lampadina sui rischi che questa sentenza nel rapporto con le istituzioni europee e nel rapporto tra diritto nazionale e diritto comunitario può comportare. Seconda e ultima sottolineatura. Il senatore Latorre ha posto, a mio avviso, un punto di estrema importanza, e cioè quello del rapporto strategico di fondo che noi possiamo concepire nel nostro interesse con la Germania. È un rapporto che non passa solamente attraverso l'economia e il commercio, ma passa attraverso una condivisione di obiettivi e di finalità che ci hanno visto su posizioni assolutamente comuni sul Mediterraneo, la Libia, è giusto citare la conferenza di Berlino, ma anche la grande questione migratoria degli anni scorsi e in fondo anche la disponibilità a lavorare su un aumento del bilancio dell'Unione Europea che mi sembra coincida con determinate modalità con i nostri interessi. Quindi il rapporto è effettivamente strategico, va alimentato, va anche promosso un po' più di realismo e se possibile un po' più di coraggio da parte dei nostri responsabili politici per cercare di correggere quelle derive di opinione pubblica che non sono dei capricci del cittadino comune, ma sono purtroppo anche il portato, il figlio, il prodotto di alcune derive che gli stessi politici hanno strumentalmente alimentato. Chiarissimo, grazie come sempre l'ambasciatore Valenzisi. Allora, prima di dare la parola al presidente Lelli Feroci per le sue riflessioni conclusive, fatevi ringraziare Giuseppe Pinto per la sua preziosa regia come sempre, poi darvi appuntamento a venerdì con sempre sul tema emergenza coronavirus e politica estera, perché ci sarà un web meeting dell'Istituto Affari Internazionali. L'opinione degli italiani sul governo, l'Europa e la cooperazione internazionale,
presentiamo dei risultati dell'indagine di opinione che appunto sono stati fatti dall'Istituto Affari Internazionali assieme al Laboratorio Analisi Politiche e Sociali dell'Università di Siena. Tantissimi ospiti anche venerdì, la Vice Ministro Sereni, il Presidente Tajani, il virologo Pregliasco, il Professor Greppi e tanti altri, anche tanti colleghi. Allora, Ambasciatore Nelli Feroci, a lei per le conclusioni e i saluti finali. Francesco, sarò telegrafico perché abbiamo sforato abbondantemente la scadenza che ce l'avamo posti. Pochissime parole per ringraziare i nostri relatori e anche per sottolineare l'interesse di questa conversazione. Sono emersi numerosissimi spunti di riflessione, molti elementi di convergenza, qualche punto di differenziazione che dimostra quanto sia stato vivace ed ispirato questo dibattito. Vi ringrazio per aver partecipato, a tutti quelli che ci hanno seguito, e credo che quello che ci siamo detti oggi rafforza in tutti noi la convinzione dell'importanza, direi quasi dell'essenzialità, del rapporto italo-tedesco. Buon lavoro soprattutto ai due ambasciatori. Grazie ancora. Grazie. Grazie a tutti.